I payback oggi parliamo e ne parliamo con l'ansia perché in questo momento il payback è al centro della iniquità di un sistema che potrebbe mettere a terra da un lato le industrie con il fatto che non riescono a pagare così tanto denaro in un momento così difficile, dall'altro i chirurghi che non avranno magari la possibilità per una carenza di dispositivi tra le loro mani, dall'altro i pazienti che potrebbero non avere i dispositivi a causa della crisi delle aziende. E di crisi reale si parla, perché la norma sul payback è una norma iniqua, ma nella mia esperienza di direttore generale proprio dei dispositivi medici voglio ricostruire come sono andate le cose. Tutto è partito dal 2011, cioè l'anno in cui è stato istituito il tetto di spesa. Il tetto di spesa al 4,4 era già un tetto inadeguato, perché la spesa italiana sui dispositivi medici è sempre stata maggiore del tetto. Dunque il Ministero stabilì e organizzò un decreto per il monitoraggio della spesa. Il monitoraggio della spesa ci ha fatto capire che la spesa sanitaria italiana è tra le ultime rispetto alla quantità di soldi che spendono altri paesi in Europa. Quindi la spesa sanitaria va traguardata, il tetto va traguardato, un innalzamento del tetto sarebbe adeguato. Ma perché la prima regola sarebbe quella di superare il payback? Perché dal momento in cui si è insediato poi nel 2015 il tavolo con le regioni per stabilire il payback, c'era la consapevolezza della difficoltà di chiedere un ripiano alle aziende laddove questi dispositivi medici non sono regolamentati come i farmaci, non hanno un prezzo, non hanno un prezzo amministrato, quindi è difficile stabilire il prezzo dei dispositivi e il relativo ripiano rispetto al superamento del tetto di spesa. Tutto questo è venuto fuori nel tempo, perché per molti anni la norma non è stata applicata. Solo nel 2022 è stato certificato il superamento del tetto di spesa e dunque la quantità di soldi che dovevano essere ripianati dalle aziende. Ma le aziende hanno già un grave problema proprio legato al tipo di vendita. L'acquisto di un dispositivo medico non avviene come quello di un farmaco, sempre avviene per gara. E le gare, abbiamo parlato ieri di codice degli appalti, le gare sono un problema laddove i costi sono limitati, i costi vengono tagliati, quindi i dispositivi hanno un margine di guadagno già particolarmente basso e il payback si va a sovrapporre al margine basso. Il superamento del payback è fondamentale, la programmazione sanitaria è basata sui bisogni reali, sull'appropriatezza, sul superamento dei silos, il value-based care fondamentale, anzi procurement basato sul valore. E poi ancora l'HTA, di HTA, ieri c'era tutto il Ministero a Siviglia, dunque ragioniamo sui termini dell'Health Technology Assessment per una valutazione multidimensionale che dia valore anche all'innovazione. Il payback inevitabilmente, se il procurement avviene a ribasso, taglia l'innovazione. Questo non è pensabile sempre per tutti, per la filiera, per l'azienda, per il chirurgo, per il paziente. Dobbiamo andare oltre, mettere in piedi osservatori delle gare, perché non è possibile superare il problema di, come succede in Francia, di controllare ciò che avviene nel momento in cui si supera il tetto. In questo momento ci sono i conti nuovi, si parla di 6 miliardi, come faremo? Il governo dovrebbe aiutare il pagamento per superare il problema.